argomenti. So se, ho iniziato. Ok, ci siamo allora. Ora siamo in diretta. Allora, buonasera amici di Signora Mia. Innanzitutto saluto gli ospiti presenti, Simone Dell'Uomo. Ciao, ciao Domenico, buonasera a tutti. Lorenzo De Girolamo. Buonasera a tutti. E Alessandro Vaccanio. Ciao, buonasera a tutti. Alessandro Vaccanio. Allora, come avrete notato, manca il nostro conduttore Marco Venditti perché, insomma, è alle prese con un piccolo problemino tecnico e dovrebbe intervenire anche Luciano Moggi, come già annunciato. Ovviamente stiamo cercando di risolvere questo inconveniente, speriamo di avere il direttore Moggi o in diretta video o quantomeno in diretta audio. Partiamo subito direi con l'attualità, partirei proprio con Simone. Sembra, Simone, allora, che questo campionato, almeno gli allenamenti, dovrebbero insomma ripartire in sicurezza tra virgolette, anche il campionato, salvo nuovi episodi, dovrebbe davvero ricominciare. Che idea ti sei fatto? Pensi che sia possibile, innanzitutto perché si è parlato di un'ipotesi di contagio, in caso di contagio abbiamo visto che anche il ministro ha detto che in effetti tutto lo staff e tutta la squadra andrebbe messa in quarantena, quindi questo rende le cose alquanto difficili. Tu che idea ti sei fatto a tal proposito? La mia idea è che si voglia con determinazione ripartire, ma non credo che sarà possibile, nel senso che questa sarà una settimana determinante, signori, perché poi alla fine sappiamo bene che il coronavirus non è un problema solamente meramente italiano, è un problema europeo, è un problema mondiale. Per quanto riguarda il calcio europeo, diciamo, ci si aspettava degli input dalla UEFA, però chiaramente anche la UEFA ha dovuto sottostare agli input di ogni governo, quindi il governo olandese, il governo francese, il governo tedesco. La scorsa settimana abbiamo aperto con la notizia rilevante della Bundesliga in Germania, che appunto riaprirà i battenti già a partire da sabato prossimo. Mentre per quanto riguarda Italia, Spagna ed Inghilterra, con Premier League e Serie A, siamo ancora in attesa. Oggi è arrivato un verdetto molto importante, che a dispetto di quanto riportato da varie testate, la Premier League inglese non aprirà i battenti almeno fino a fine mese. A giugno si vedrà, a giugno sarà un'altra storia. Io credo che l'ultima opzione, l'ultima call della scuola, l'ultima chiamata sia proprio giugno. A giugno sapremo molte più novità, ma non è escluso che in Italia alcune novità potrebbero arrivare in settimana. In tal senso l'impressione, specialmente negli ultimi giorni, era quella appunto di questa grande determinazione, signori, a ripartire, pronti via. Il problema è che quando traspariva questo grande ottimismo, Fiorentina e Samp, che erano le uniche due squadre, forse escluse di Bala, ad aver portato diversi casi positivi di giocatori a metà marzo, continuano a riportare diversi casi di elementi, di calciatori che sono ancora risultati positivi al coronavirus. Quindi proprio quando sembravano pronti a riaccendere il motore, pronti via, sono stati fermati dallo sterzo, dal freno fondamentalmente. Quindi diciamo che siamo in attesa di novità, questa è una settimana piuttosto determinante. Sì, e a tal proposito chiedo anche ad Alessandro Vaccanio, l'avvocato Vaccanio, che idea si è fatto della situazione anche in merito alle, diciamo, direttive stringenti del Comitato Tecnico Scientifico, che sembrano molto vincolanti, insomma, e restrittive. Sicuramente sì, e soprattutto queste restrizioni possono essere applicate secondo me solo per la Serie A, perché chi conosce un po' i campi della Serie C, per esempio, anche molti della Serie B, saprà che queste direttive sono difficilmente applicabili. La mia impressione è che si tenti a tutti i costi di ripartire proprio per il volume d'affari che genera il mondo calcio. Tuttavia il rischio c'è, perché ad esempio dopo questa fase 2, quando arriveranno i nuovi dati, se i nuovi dati saranno negativi, probabilmente daranno l'annuncio che il campionato non riparte. Questo è il mio parere. Sì, probabile, insomma. Poi a tal proposito avrei anche una domanda per Alessandro Vaccanio, anche da avvocato ad avvocato. Se ritieni opportuno comunque, in caso di ripartenza, quantomeno regolamentare la situazione, cioè prevedere anche nell'ipotesi di insomma stop nuovo del campionato, anche dopo una giornata, due giornate, cinque giornate, regolamentare la chiusura, assegnare il titolo, assegnare i posti Champions, insomma, almeno partire con un regolamento definito anche insomma in merito alla situazione emergenziale, visto che allo Stato c'è ancora questo vulnus. Sono perfettamente d'accordo. Regolamentare e codificare è la base di tutto.
quindi dovrebbero approfittare di queste 2 settimane proprio per prevedere quello che hai detto tu. E se poi si fanno 1 o 2 partite e ci si ferma, allora qual è la classifica? Io vi chiedo, quale potrebbe essere la classifica da prendere in considerazione? Quella di prima della ripartenza o quella successiva? E se non tutte le partite sono state, non tutte le squadre hanno giocato il numero uguale di partite, anche lì. Però naturalmente bisogna assegnare lo scudetto. Poi altro discorso è se non considerarlo, non metterlo in bacheca, eccetera. Ma soprattutto perché ci sono da assegnare i posti Champions, ma soprattutto le retrocessioni. Perché se no non si saprebbe poi come ripartire il prossimo anno. Sì, Ragazzi, sicuramente. credo che la soluzione migliore, anche se i diritti televisivi sono ben altra storia, sarebbe quella, al fine di non scontentare nessuno, quella di concludere il 30% di questa stagione qui direttamente il prossimo anno. Sarebbero chiaramente un range di poche partite distribuite, centellinate per mesi. È chiaro che lo spettacolo e la televisione, non, anche noi addetti ai lavori, noi giornalisti, certo non ne beneficerebbero, però secondo me è l'unica soluzione per non scontentare nessuno, perché è chiaro che se riprendi il campionato e lo blocchi, giustamente come diceva il signor Baccanio, si va a creare un problema. Se giochi 2 partite soltanto e poi sei costretto a bloccarla, fai una figuraccia grossa quanto una casa. Se invece assegni la classifica, assegni i piazzamenti e scudetti in questo caso, in base al mero 70% di stagione che si è giocato fino a inizio marzo, c'è chi ti protesta, come ad esempio la Lazio che voleva puntare fino alla fine per lo scudetto, la Roma che perché no, arriva quinta, voleva i soldi della Champions League e puntava forte l'Atalanta, diceva ragazzi, magari io me la giocavo fino alla fine per arrivare al quarto posto. Se invece cancelli completamente la stagione 2019-20, eccolo lì che ti protesta il Benevento, che era già praticamente in Serie A, che aveva investito grosse somme di denaro per conseguire l'obiettivo appunto della Serie A. Quindi come la metti, secondo me è un disastro. Quindi in questo caso veramente ci sarà da appellarsi a cause di forza maggiore, quale e come il coronavirus. Però ragazzi, anche a livello di giustizia sportiva, io prevedo grossi riferimenti al TAR, grosse proteste, grossi movimenti di giustizia sportiva, perché veramente ne vedremo delle belle, perché come ti muovi male. Purtroppo Sì, troverai sempre chi protesterà. allora diamo anche la parola a Lorenzo e salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo, Luca Mavilli, Chris, Paolo, Chris Loverde appunto, e do anche la parola a Lorenzo. Cosa ne pensi, Lorenzo, di questa situazione, anche dell'ipotesi paventata da Simone di giocare magari successivamente la restante parte della stagione agonistica? Sarebbe un'idea fattibile, secondo me. Io credo una cosa che l'ho detto già l'altra sera quando ci siamo sentiti sempre in diretta qui. Se il campionato riparte, io vorrei le regole certe che arrivasse fino in fondo, altrimenti sarebbe meglio non partire proprio. Certo. Oppure, perché come diceva benissimo l'avvocato prima, potrebbe essere una sorta di trappola che qualcuno starebbe lì a organizzare. Lo so che magari faccio quello che pensa male, però purtroppo qualcuno pure lo deve pur fare questo mestiere, quello di pensare male. E non vorrei che qualcuno stia pensando male, io faccio partire il campionato, poi magari appena la Juventus fa un piccolo passo falso, io vado in testa alla classifica, faccio uscire fuori un positivo, blocco il campionato e mi prendo lo scudetto a tavolino, cose che la Juventus ha già annunciato di non voler fare, non voler accettare. Per cui allora io direi, vogliamo partire? Se non ci sono le sicurezze, le certezze per arrivare fino in fondo, quantomeno le 4 squadre che attualmente occupano la testa della classifica firmassero un accordo dove tutte e 4 dichiarano di non voler accettare uno scudetto a tavolino. Allora, se è così, mi sta bene, perché in questo momento quello che ha, gli unici che hanno da perdere sono i tifosi della Juve. È la società Juventus, perché gli altri che non gliene frega niente, non hanno nulla da perdere. Se il campionato riparte e poi dopo viene fermato dopo 2 giornate e si trovano in testa, si vedono assegnato un titolo che in effetti non meriterebbero per nulla, come non lo meriteremmo noi se il campionato finisse adesso. Ed è per questo motivo che la Juve, tenendo sempre fede ai suoi ideali, ha detto di non voler accettare a tavolino. L'idea di continuare più avanti, dopo l'estate, magari a settembre, non sarebbe male, potrebbe nascere una nuova sorta di Serie A che comincia a gennaio e finisce a dicembre, facendo la pausa estiva tra il girone di andata e il girone di ritorno, sfruttando, non so, i mesi di giugno e luglio per la Coppa Italia,
partendo, forse cambiando completamente il format. Un po' Magari come la Formula 1. questa pandemia ci dà la possibilità di poter cambiare completamente il format dei campionati, delle coppe europee, finalmente far partire questo campionato europeo e far diventare non solo la Serie A un torneo e quello europeo invece un campionato, in cui la Serie A si potrebbe giocare in settimana e il campionato europeo, la cosiddetta Superlega, il sabato e la domenica. Non so, io di solito quando dalle nostre parti si dice quando cade un muro si aggiusta la strada. Chissà che Sì. questa situazione potrebbe dare l'input per poter creare un nuovo format, cose diverse che normalmente non avremmo pensato perché c'era la quotidianità, c'era la ruota che continuava a girare ed era tutto un continuo. Scusate, giusto una cosa, io a Simone non so se è un problema mio, ma non lo sento, non lo sento malissimo, solo a Simone, il resto sento tutto bene. Quindi Ok, mi se per sentite? cortesia, magari se è un problema mio, mi riportate quello che dice perché non lo sento. Mi sentite ragazzi? Sì. Ok, forse è Lore che non mi sente. Vabbè, Questo. no, No, noi sentiamo, ok, sentiamo. Adesso ti sento, ok. perfetto, A perfetto, posto, perfetto. adesso sì. No, Va benissimo, questo era assolutamente il mio pensiero. d'accordo. In realtà, guardate che di tutte le ipotesi planetarie che sono uscite negli ultimi mesi, perché poi ragazzi, le persone ne hanno tirato fuori delle ipotesi incredibili. Quella di far giocare la Serie A e quindi i campionati nazionali a Formula 1, ovvero partenza febbraio e fine a novembre, in realtà se ci pensate potrebbe sposarsi con i mondiali di Qatar del 2022 che si disputeranno a dicembre. Quindi ci sarebbe da trovare una sistemazione all'europeo, quello del 2021. Però ragazzi, non è utopia questa, potrebbe anche essere un'idea piuttosto intelligente quella di chiudere questa stagione direttamente da settembre, la finiamo a novembre, e poi si ripartirà il prossimo anno. Chiaramente, ripeto, per noi addetti ai lavori, giornalisti e televisioni sarebbe un disastro, assolutamente un disastro, e quindi auspichiamo che non sia questa soluzione. Però ragazzi, Scusa se ti interrompo, penso che Marco debba lanciare anche la sigla, penso che lanceremo la sigla e poi riprendiamo. Hello Bianconeri, this is Matthijs. I'm really happy to be here. Perfetto, rieccoci. Allora Simone, ti ridò la parola, scusami. No, 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 assolutamente, appoggiavo in toto l'idea di Lorenzo, assolutamente, perché poi, ripeto, ci saranno i mondiali di Qatar 2022 che si giocheranno, si disputeranno a dicembre, in pieno inverno. Quindi di conseguenza potrebbe anche essere una soluzione. Leggo una domanda, Simone, scusami se si termina nel prossimo anno questo campionato e la Roma supera l'Atalanta, cosa succede? Che gli dici ai tifosi della Roma? Beh, io credo che la Roma abbia ambizione a superare l'Atalanta, poi chiaramente può succedere di tutto. Io credo che, appunto, come dicevo in precedenza, se il campionato finisse in questo momento e registrassero la classifica per la classifica attuale, credo che la Roma andrebbe a protestare, così come la Lazio per lo scudetto, la Roma andrebbe a protestare per la Champions League. Lo stesso Milan, no? Che è fuori anche dalla Coppa UEFA, dall'ex Coppa UEFA, quindi dall'Europa League, che vanta, come è noto, problemi economici piuttosto rilevanti. Forse si è bloccato un Ripeto, attimo ragazzi. live. Ok, ha ripreso. Allora, io vedo che hanno anche i nostri amici osservato che l'anno prossimo ci sono gli europei, quindi giustamente non è che la stagione 2021 può essere prolungata oltre. Ecco, Francesco Resconi c'è il messaggio in Sì, sì, onda. sì. Però l'ipotesi sarebbe appunto quella, forse anche quella paventata da Simone, addirittura di tagliare la stagione 2021 e continuare con la 19-20. Fondamentalmente. Io posso dire, e anche l'avvocato Vaccanio lo potrà confermare, che se non vi è un accordo, in mancanza appunto di una previa regolamentazione, se non vi è un accordo unanime di tutte le parti in gioco, l'unica diciamo soluzione per evitare ricorsi, eccetera, è quella di chiudere il campionato in modo regolare sul campo. Non so se Ah sì. l'avvocato Sì, Vaccanio è d'accordo e vuole aggiungere qualcosa in merito. sicuramente, ma poi sappiamo che quando chi dovesse dire poi la giustizia sportiva, sappiamo che non è proprio
una giustizia al 100%, con i tempi ristretti che la stessa richiede, non c'è il diritto di difesa, eccetera. Quindi la speranza è che si giochino queste benedette ultime partite, altrimenti chi è scontento farà qualche ricorso, o alla giustizia sportiva o quella ordinaria. Non sarà un bel vedere. Io, boh, vediamo. Sì, Non poi so. anche qualche amico che ci sta seguendo, vedo che giustamente osserva, in 2 mesi, giocando ogni 3 giorni, il campionato potrebbe concludersi, però diciamo il nostro dubbio non è tanto sulla tempistica, ma sul fatto che se vi è un caso di coronavirus e si blocca l'intera squadra, ovviamente non penso che quella squadra debba perdere le partite a tavolino, altrimenti davvero eliminiamo ogni valore dello sport, credo, la competizione sportiva. Esatto. Quindi insomma... Ah, va bene, leggo anche la domanda di Paolo Puglioli, che dice: secondo noi, se questa indecisione è dovuta al fatto che sia la Juventus in testa, quindi magari con un'altra squadra in testa, forse qualcuno avrebbe già chiesto la fine del campionato. Vedo che Ah, ecco, annuisce vedi, c'è Lorenzo, qualcuno cosa che ne pensa pensi? male, c'è qualcuno che la pensa male come me, hai visto? In effetti io credo di sì. C'è qualcuno che mi ha detto che la sera di Juventus-Inter a Formello c'era gente con le bottiglie di champagne pronti a brindare lo scudetto in caso che la Juventus non avesse battuto l'Inter. Quindi, evidentemente, questo qualcuno che mi ha informato mi ha detto la cosa giusta. Perché, come vedo, Diciamo c'è che qualcuno. abbiamo complicato un po' le cose con quella vittoria, forse. Esattamente, abbiamo complicato la situazione perché in effetti è sempre stato così. Noi siamo sempre quelli che danno fastidio. Poi vedo Evidentemente Pasquale. qualcuno. Leggo il messaggio di Pasquale Gianfelice, fa riferimento a dei club di Serie A che magari potrebbero andare in difficoltà economica in caso di, diciamo, forse interruzione del campionato, perché sappiamo che c'è quel problema dei diritti TV, infatti l'ultima rata di Sky, Simone è anche informato. Simone, vuoi aggiungere qualcosa su questa problematica? Tu che sei anche informato in Ma merito. guardate ragazzi, il problema dei diritti TV è un problema enorme per tutto il calcio europeo. Guardate la Bundesliga avrà sicuramente, è chiaro che avranno controllato tutte le ragioni di sicurezza affinché il campionato possa ripartire. Però secondo me un minimo, ripartendo addirittura il 16 di maggio, un minimo la mano l'hanno forzata. Anche perché da metà aprile che tanti club di Bundesliga in Germania stanno palesemente urlando alla federazione tedesca, ragazzi, fateci giocare. Perché senza diritti televisivi rischiamo il fallimento. Questo purtroppo è un problema. Ho preso l'esempio della Germania, ma è un problema in ogni campionato, assolutamente in ogni campionato. I diritti televisivi sono la condizione sine qua non, l'ossigeno attraverso cui si nutrono e vivono tanti tanti club. E sarà sempre così. Adesso non so bene il caso specifico di questi sei club presumibilmente paventati in Serie A. Naturalmente penso si presuma club di bassa classifica, però ragazzi è un problema comune, anche la Champions ti dà quei diritti televisivi e facevo l'esempio della Roma, di tutte le compagini che vogliono lottare sia per l'Europa League sia per la Champions League, purtroppo è molto una questione economica. Io mi rendo conto che, come ho detto in precedenza, la soluzione migliore sarebbe finire questo campionato il prossimo anno e annullare quello del prossimo anno, però ragazzi sarebbe un disastro per tutti, per le televisioni in primis. E capisco questa urgenza di giocare al completo il 2020-21, proprio per questi motivi qua, ci mancherebbe. Sì, sicuramente, sicuramente. Allora, ripeto agli amici che ci stanno seguendo che Marco, diciamo, è dietro le quinte perché il direttore Moggi ha un problema tecnico e stiamo cercando di risolverlo, quindi dovrete sopportare me come conduttore ancora per qualche minuto, diciamo così. E insomma, invitiamo sempre i nostri amici a farci delle domande. Io, se siete d'accordo, vorrei anche ascoltare la vostra opinione su un argomento di attualità. Ossia l'uscita della biografia, autobiografia di Giorgio Chiellini. E abbiamo visto anche delle polemiche che sono sorte in merito ad alcune dichiarazioni, si è parlato di odio sportivo verso l'Inter, eccetera. Io ho una mia idea, magari la dirò alla fine. Sarei curioso di sentire anche l'opinione dell'avvocato Vaccano in merito. Sì, grazie. Ma allora, ha fatto un po' scalpore e devo dire anche al sottoscritto perché da uno juventino non ce lo si aspetta, ecco, diciamo la verità. Anche lo stesso Tardelli ha detto all'epoca di Zoff e di Scirea non sarebbe successo. Sicuramente sì, i tempi sono cambiati. Ha scritto un libro e doveva scrivere la verità. Probabilmente ha scelto questi argomenti, soprattutto. Insomma, odio sportivo no, è una metafora, non è odio come magari Materazzi potrebbe
prova verso di noi. Quindi, insomma, tutto questo polverone. Poi ha detto solo la verità: Balotelli si è buttato via come altri presunti campioni, e Felipe Melo, evidentemente, dicevano che è stato venduto e ha preso in giro tutti dicendo allora adesso vincerete lo scudetto, e sono lì iniziati gli 8 scudetti consecutivi. Quindi io, come al solito, la Juve è una cassa di risonanza per tutti e tutti si attaccano. Sì, sicuramente Esatto. il virgolettato va evidenziato perché c'è sportivo, ma tra grandissime virgolette, che inteso, almeno io lo interpreto così, se qualcuno ha malinterpretato, mi unisco insomma all'osservazione dell'avvocato Vaccanio, è inteso come rivalità sportiva, lui ha fatto anche il paragone di Michael Jordan con i Detroit Pistons, insomma questa rivalità che hanno i Chicago Bulls, che è storica. Quindi questo va detto, non è che è un odio fisico o morale, insomma è una rivalità sportiva. Poi per il resto, sicuramente io sono un appassionato di biografie autobiografie e quindi posso dire che spesso sono troppo banali. Quando fanno 0-0 non sono granché. In questo caso, Chiellini non ha voluto fare 0-0. Su Balotelli non penso l'abbia offeso, ne hanno parlato in modo molto più grave su ex compagni di squadra, allenatori. Non so, Lorenzo, che ne pensi di questo polverone che si è sollevato? In effetti, c'è qualcuno che ha detto che forse poteva evitare di alzare questo polverone, ma probabilmente forse se Chiellini invece di giocare alla Juve, giocava da un'altra squadra, tutto questo non sarebbe successo. Come al solito, hai detto benissimo tu, la Juve è una grande cassa di risonanza e tutto quello che fa purtroppo sta sempre sotto l'occhio di tutti e di tutto. Guarda, il fatto che lui abbia detto che odia sportivamente l'Inter, ti potrei rispondere che anche io nel mio piccolo posso odiare sportivamente il Napoli, ma perché magari per me il mio derby, abitando a 50 km da Napoli, il mio derby è col Napoli, ma voglio dire, è una cosa normale, non c'è niente di cui scandalizzarsi, non ci vedo veramente nulla di male, anzi, al posto dei giocatori dell'Inter in questo momento io mi sarei gratificato. Perché se Chiellini ci odia a tal punto, vuol dire che ci ritiene pericolosi, vuol dire che ci ritiene forti, vuol dire che per lui noi siamo importanti, siamo una squadra da tenere in considerazione. Almeno io la vedo così, poi magari non lo so. Se un mio Sì, potenziale certo. avversario mi dice che mi odia sportivamente è perché mi teme. Sì, io ti Tutto posso qua. capire perché essendo di Santa Maria Capua Vetere, anche io sono vicino a Napoli, anche se in provincia di Caserta, Ecco. quindi capisco la Sì, tua lo so rivalità benissimo. con il Io sono di Napoli. Salerno, quindi io sono di Salerno, per Perfetto. cui Sì, quindi insomma capiamo che è una rivalità sportiva, poi ognuno insomma il suo pensiero. è semplicemente quello, una rivalità sportiva, però poi penso che tu forse non li hai vissuti, sarai molto più giovane di me. Gli anni di Maradona e tutti quanti noi abbiamo però io li ho vissuti proprio tutti quanti noi, sai, abbiamo comunque apprezzato, ammirato il campione che era, per cui Certo, vabbè, poi quello va al di là, insomma. L'odio sportivo sì, però tu comunque li temevi, cioè quando andavi a Napoli a giocare tu li temevi. Certo. Simone, tu che idea ti sei fatto? Allora, ragazzi, partendo dal presupposto che questo è un merito di Chiellini. Giorgio Chiellini è uno dei calciatori, secondo me, più insopportabili in campo che esistano, nel senso è proprio vincente nel DNA per come va ai contrasti, per come si comporta. È veramente insopportabile nel senso buono del termine. E sono parole, come diceva l'avvocato Vaccanio, forti ma necessarie per vendere un libro, ragazzi. Poi, in questo caso, attorno al sostantivo odio si è fatto a livello giornalistico più rumore che mai, perché se andate a leggere le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, ragazzi, odio sportivo è una metafora, e poi ha anche detto fuori dal campo, amici come prima, ci abbracciamo e ci andiamo a fare una spaghettata. Quindi è un odio sportivo. Chiaramente al posto di odio poteva utilizzare un altro termine, questo senz'altro. Chiaramente poteva lasciare questo libro quando aveva finito di giocare, questo senz'altro. Ma ripeto, nonostante consideri Giorgio Chiellini uno dei calciatori più insopportabili in mezzo al campo, lo ritengo un ragazzo meraviglioso per quello che è all'esterno del rettangolo di gioco. Ragazzi, se andiamo ad osservare, ad analizzare il quoziente intellettivo che trapela, che trasuda puntualmente da ogni sua parola quando esce dal campo, ogni sua intervista, ragazzi, ci togliamo il cappello, perché veramente è un ragazzo con la testa sulle spalle, è una persona molto corretta. Poi, ragazzi, obiettivamente non è che è andato ad attaccare Maldini, Nesta, Cannavaro, persone che non hanno mai avuto comportamenti sbagliati. È andato ad attaccare, ragazzi, Felipe Melo e Mario Balotelli.
Ci sta che un Chiellini, conoscendo Giorgio Chiellini, vada ad attaccare questi personaggi, ragazzi, perché Balotelli qualche errore l'ha fatto, Felipe Melo qualche errore l'ha fatto. Quindi io, immaginando il ragazzo, conoscendolo per come si esprime all'esterno del rettangolo, credo assolutamente nella sua buona fede e secondo me, ripeto, è nato un caos nettamente più grande di quello che è poi la qualità del ragazzo. Sì, infatti. Assolutamente. Io saluto Ferdinando Vassaturo, che in effetti, che tra l'altro è un mio amico, lo saluto, e che ci sta seguendo, e in effetti è estimatore di Chiellini, dice avrebbe magari evitato più altro per evitare delle polemiche, però alla fine ha detto quello che il tifoso juventino pensa, ma come ha ben detto anche Simone, è stata poi estesa la frase. Poi se siamo malpensanti, ci soffermiamo magari sulla parola odio, o se vogliamo fare forse un po' di facile retorica, diciamo odio è una parola che non si usa, ma è chiaro che non si usa, però se insomma andiamo oltre e vogliamo leggere il vero significato insito in tutta la frase, è quella di rivalità. Io davvero non ci vedo cattiveria, sinceramente. Poi tra l'altro non vorrei sbagliare. Il ricavato del libro andrà anche in beneficenza, comunque per una nobile causa, quindi è chiaro che se esce a fine carriera magari vende meno, uscendo adesso ancora, insomma, attrattiva maggiore, questo No, sicuramente. assolutamente d'accordo, ragazzi. Non è Giorgio Chiellini il problema dell'Italia in questo momento. Non è Giorgio Chiellini. Ma poi non è, se penso un esempio negativo nel calcio italiano, penso a tutto tranne che Giorgio Chiellini, ragazzi. Ripeto, anche per la qualità, per l'intelligenza delle parole del ragazzo all'esterno del rettangolo di gioco. Sempre un professionista vero, sempre una grande persona, esemplare in tutto quello che dice anche all'esterno del rettangolo, nelle interviste. Quindi, veramente un esempio da seguire. Credo che veramente si è voluto creare un caos, strumentalizzare ogni parola, quando in realtà lui è stato molto chiaro, forse ripeto, ha sbagliato la parola odio, però poi ha parlato veramente di baci e abbracci all'esterno del mero campo anche con i giocatori dell'Inter, assolutamente. Sì, vedo che Francesco Angotti, che saluto, ci informa che in Spagna praticamente si preparano a riprendere il campionato, anche se non vorrei sbagliare, il Betis Siviglia aveva avuto anche dei casi di coronavirus, insomma, così insomma, si diceva, poi non so davvero. E Chris Loverde invece, insomma, dice che Chiellini sarà un grande dirigente. E vabbè, poi continua, insomma, non Vabbè. spende parole elogi verso Melo e Balotelli, vabbè, insomma, li conosciamo, sicuramente non sono stati irreprensibili durante la loro carriera. Poi, voglio dire, è un libro pubblico, loro hanno potuto anche replicare, voglio dire, ha espresso la sua opinione, però non credo che abbia usato toni offensivi, dico la verità, insomma, sì. Esatto, questa è una Materazzi bella allora. domanda, questa qui. Sì, ma che vuoi aggiungere? No, questa è una bella domanda quella di Chris. Effettivamente, come mai quando Materazzi sputa veleno, sputa odio nei confronti della Juventus, nessuno si indigna? Stiamo sempre là perché la Juve è quella che fa la cassa da risonanza. Il punto è quello là. Diciamo che la Juventus comunque è la squadra tra virgolette più odiata d'Italia, ma io almeno da tifoso juventino non mi sono mai offeso, anzi, Anche più amata, anche più probabilmente. amata, e non mi sono mai offeso sinceramente perché lo interpreto sempre come una rivalità, nel senso una squadra che vince molte è invisa agli avversari, ma no, non mi offendo da questo punto di vista. Non so, chiedo No, anche ci all'avvocato mancherebbe. Vaccaglio se è mai stato un problema per noi essere i più amati e i più odiati, voglio dire, non per questo odiamo le altre squadre, insomma, assolutamente. No, no, no. Poi vabbè, ci sono tifosi e tifosi, no? Su 14 milioni di persone, poi ci sono anche diverse teste, però no, sicuramente come odio proprio no. No, certo, assolutamente, completamente d'accordo, ragazzi. Sì, sì, Nemmeno sì. il toro, perché chi è di Torino non può capire, no? Non vediamo neanche il toro. No, no, ma infatti c'è la rivalità, il discorso che faceva Lorenzo. Certo, se vince il Napoli, Lorenzo, io non è che facciamo i salti di gioia se il Napoli vince uno scudetto, perché ovviamente c'è lo scottò, c'è la rivalità con l'amico, però voglio dire, è Esattamente, sul costretto posto al di terreno di lavoro. gioco, quindi voglio dire, è una cosa davvero goliardica, non è che è un problema per la nostra vita, no, Simone? Voglio dire, ecco. No, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ma ci sta. Per fortuna, ripeto, che ha messo la parola sportivo dopo il termine odio. E lì ti fa veramente capire che veramente era un discorso calcistico. Lui ha detto: è quasi una rivalità importante che mi stimola ad entrare in campo ed avere il passo più lungo dell'avversario, a vincere quel duello, quel contrasto, a giocare sul filo del fuorigioco. Cioè, io veramente, ragazzi, non ci vedo niente di male, niente di male, assolutamente. Allora, gli amici che chiedono di Marco e di Luciano Moggi, stiamo aspettando anche noi di avere novità in diretta, quindi vedo che, vabbè, Chris Loverde riporta le parole di Cassano, che insomma, Grazie.
ha confermato che Chiellini sia una persona eccezionale anche fuori dal campo. Recupero una domanda precedente di Tonali all'Inter. Io non so, Simone, poi avremo Giorgio Musso, quindi ci darò qui delle delucidazioni. Simone, tu hai qualche notizia in merito? Allora, l'esperto di mercato in assoluto è Giorgio, assolutamente. Tonali avanti la Juve, ragazzi. Anche io che sono direttore del mio sito Football Station ho queste notizie. La Juventus è assolutamente avanti, perché parliamo probabilmente di prodotti forti in Italia, ragazzi. Ogni anno ne escono due o tre molto bravi. La Juventus è sempre vicina, sia prima con Marotta, adesso anche con Paratici, a tutti i migliori prodotti. Ha messo in passato le mani su Mandragora, Orsolini. È sempre sopra come un avvoltoio che ne sa di calciomercato. La Juventus ha tutti questi talenti. Figuratevi tra questi vari Mandragora, Orsolini, Chiesa, tutti quanti, figuratevi il più forte di tutti, ragazzi, perché non me ne vogliono veramente Chiesa, Orsolini, tutti ottimi giocatori, tutti grandissimi potenziali, grandi giocatori, però Tonali è veramente tanta roba, ragazzi. È l'unico giocatore davanti alla difesa in grado di coadiuvare caratteristiche alla Pirlo e caratteristiche alla Gattuso, che rappresentano nel calcio moderno due dicotomie incredibili, no? Perché poi sono due elementi talmente così diversi storicamente, Pirlo e Gattuso. Lui li assembla nelle sue qualità, è bravo sia in fase di regia che in fase di interdizione, quindi secondo me è il migliore. È difficile trovare un Tonali che avrà una carriera secondo me superiore a quella di Verratti, pensate un po', è difficile trovare un Tonali, e con un Brescia che, complice coronavirus, vive una situazione tra Serie A e Serie B, la Juve in questo momento sta affreddando la concorrenza, secondo me, ragazzi. Il nostro Giorgio ce lo potrà confermare, ma secondo me, per quanto ne so io, la Juventus è assolutamente avanti. Sì, io sono d'accordo con quello che detto. Tra l'altro Tonali può giocare anche comunque da mezzala, diciamo, quindi certo, è molto polivalente. Quindi Lorenzo, ti piace Tonali? Che ne pensi? A me piace tantissimo, mi piace. Secondo me farà la stessa carriera di Pirlo, magari dico una fesseria, spero di non dirla in questo momento, però a me piace veramente tantissimo, sì. Allora io vedo che punterei molto su di lui. Sì, sono d'accordo. Vedo ci ha raggiunto Carlo Bianchi nel frattempo che insomma riusciamo a... Ciao Carlo, ci senti? A voi, buonasera. Eccoci. Ciao Carlo. Buonasera Carlo. Allora, vediamo se dalla Spagna ci confermi. Riprende il campionato lì? Ma ieri c'è stata una mini conferenza stampa di Javier Tebas che dice che fino a quando non si arriva alla fase 4 lui ha cominciato ad avanzare dei piccoli dubbi, anche se effettivamente su 2.000-2.500 tamponi loro prevedevano di ottenere 25-30 positivi un po' sulla falsariga della Bundesliga, hanno riscontrato 7-8 positivi, per cui la situazione è molto più rosea di quella che ci aspettavano. E lui dice anche che da una statistica che hanno fatto i contatti e il distanziamento sociale si riesce a raggiungere in una partita di calcio, e il tête-à-tête fra i due giocatori, lui dice che hanno calcolato, non so come l'abbia calcolato, non più di 63, 65, 70 secondi a partita. Per cui lui dice che è uno dei giochi di squadra con meno, non contatti fisici, ma con meno presenza fisica continua fra i giocatori. Ma io ho i miei dubbi, perché non è solo partita, è tutto quello che ci va prima, tutto quello che ci va dopo. Insomma, il calcio non è la lotta libera sicuramente, non è rugby, però in aria, penso, durante una punizione la marcatura è davvero stretta, quindi comunque un contatto c'è anche viso a viso, eccetera. Insomma, vediamo il benvenuto ad Alessandro Vaccanio intanto, e giro anche una domanda a Simone. Tonali è il top secondo Pasquale Gianfelice, ma ci chiede anche di Orsolini, io lo proverei. Simone, tu che idea ti sei fatto, che ne pensi Orsolini? Secondo me è un buon prospetto, non so come titolare, non credo ancora, però è un buon prospetto. Tu magari lo conosci anche meglio, che ne pensi? Ma ragazzi, Orsolini è una classica alla destra molto fisica che rientra dalla fascia di destra a giro col sinistro. Gioca così, quindi può ricordare Bernardeschi, può ricordare Douglas Costa, può ricordare quel tipo di calciatore lì. Secondo me ha più gol nelle gambe di Bernardeschi, la cui impressione, ragazzi, è che Berna più si andrà avanti con gli anni,
più diventa una mezzala sinistra da centrocampo perché dimostra di non avere quel tipo di gol e quel tipo di marchio. Orsolini è sicuramente un giocatore molto molto interessante che personalmente, anche per rapporto qualità-prezzo, preferisco tutta la vita a Chiesa, perché Orsolini, a differenza di Federico Chiesa, è un calciatore che bada al sodo, colpisce, timbra, lascia il suo marchio sulla gara. È un giocatore che ha segnato più gol di Chiesa nonostante non giochi nella Fiorentina, ma giochi nel Bologna. Quindi, secondo me, è più da Juventus un calciatore come Orsolini. E secondo me, la soluzione migliore sarebbe quella di riprenderlo a tutti gli effetti dal Bologna, girarlo in prestito per un altro anno ad una compagine, magari di livello più alto, una compagine in grado di lottare per l'Europa. Medio Quella medio alto. è la soluzione migliore. Mentre non credi in Mandragora, che secondo me è un elemento molto sopravvalutato, credi in Orsolini. Così come credo che sia follia spendere ancora 70 milioni per Chiesa. Già 70 milioni per Chiesa, secondo me, è follia. Tra l'altro, non sarà nemmeno questo un mercato in cui si potranno usare 70 milioni per Chiesa, ragazzi. Perché per diritti TV, per stop con il coronavirus, per un calcio di cui non sappiamo bene poi l'effettivo futuro, secondo me, ragazzi, saranno molti scambi. E se devono partire 30-40 milioni per un top player di 25 anni che già ti dà garanzie, che tu lo prendi e sai che metti dentro 12-13 gol al campionato, Chiesa ancora non ti dà queste garanzie. Una mia idea, ragazzi, solo questo. È una mia Sì. Allora, impressione. leggo le domande. Adesso stanno arrivando varie domande. Francesco Angotti chiede a Carlo Bianchi: confermi la richiesta del Barcellona di De Sciglio offrendo Todibù? Carlo, risulta dalla Spagna questa trattativa? Ma io so che il Barcellona si deve disfare di un sacco di giocatori, sia per un discorso di budget che soprattutto per un discorso di cifre annuali che sta elargendo ai propri calciatori. Per cui hanno sicuramente una decina di giocatori che devono far fuori. Non lo so, può darsi, può darsi. Se ne parla, si parla di Vidal, si parla di un sacco di giocatori del Barcellona, Rakitic, un sacco di giocatori che potrebbero andare via. Sono un po' con l'acqua alla gola, per cui scordiamoci che diano 110 milioni per Lautaro. Questo per Lautaro Martinez, Allora, assolutamente. è tornato Marco, gli ripasso lo scettro della conduzione. No, intanto ti faccio i complimenti perché te l'ho detto privatamente, hai un futuro parallelo, cioè aspetta, continua a fare il tuo lavoro che è la professione che porta i soldi sicura, perché questa non è una professione che porta soldi, ma volevo dire che te la cavi, sei molto bravo in gamba. Allora, no, detto questo, purtroppo io volevo scusarmi. Oggi ho messo anche dei post, eccetera, eccetera. Volevo scusarmi con tutti gli amici a casa perché aspettavano il direttore Luciano Moggi. Purtroppo non dipende da me e dalla nostra redazione, ma dipende da una interconnessione che c'è tra il telefonino del direttore e noi. Purtroppo, chiedo scusa, non è dipeso dalla nostra volontà, ma da problemi tecnici relativi proprio perché questo è un sistema che per andare in video devi fare tutta una trafila. Evidentemente il direttore non è riuscito a farla, ma anche perché comunque insomma sono cose nuove e quindi bisogna imparare. Detto questo, mi scuso, in un secondo momento io spiegherò bene la parte tecnica e dopodiché avremo di nuovo il direttore. Era semplicemente questa qua, un chiarimento da fare perché molti mi hanno anche scritto in privato, ma dov'è Moggi? Ho dovuto rispondere, guarda che sono problemi tecnici, tutto qua. Allora, continuate pure la vostra diatriba verbale, come amo definirla io. Intanto andiamo avanti con la trasmissione e ci sono delle domande. Non so se tu già le hai lette. Domenico non mi convince, dice Nico Capani, Bernardeschi non mi convince, è troppo discontinuo e non riesco a focalizzare ancora dove possa rendere al massimo, ma probabilmente non lo ha capito neanche lui. Un saluto ai ragazzi. Mi sembra che tu avevi già risposto su Sì, Bernardeschi. questa aveva toccato l'argomento Simone. C'era anche un'altra domanda di un amico che chiedeva se poteva giocare anche da falso 9 Bernardeschi. Io dico di no, assolutamente. Io posso rispondere e do subito la parola agli altri. Bernardeschi per me può fare solo l'esterno sinistro, eventualmente di centrocampo, non in fase offensiva. Secondo me, sicuramente non può fare l'esterno destro alto in fase offensiva, anche se in nazionale Mancini spesso lo fa giocare lì. Secondo me è un giocatore da fascia, andrebbe riciclato alla Zambrotta per restare in un top club, altrimenti in fase offensiva gli manca l'ultimo spunto, il passaggio, la scelta, non le qualità tecniche e fisiche, ma proprio la scelta. Non so gli altri cosa ne pensano. Posso essere d'accordo, Domenico, però ricordati sempre che Posso sull'esterno rispondere deve. io? Certo. Vai, vai.
Io l'ho già detto l'altra sera, secondo me Bernardeschi andrebbe provato anche da centravanti, perché ha il fisico per poterlo fare, è molto tecnico, è... non ha lo scatto sicuramente, però un buon controllo palla potrebbe farlo, perché no? Almeno per questo finale di stagione, visto che molto probabilmente se dovesse ricominciare il campionato lo dovremo giocare senza Higuain, perché anche se nessuno tocca l'argomento, ma molto probabilmente Higuain non tornerà più, perché ha gravi problemi familiari. Però allora, secondo me... Prego. Allora io farei subentrare Giorgio Musso per il calciomercato. Allora esco io, esco io perché ho un problema col telefonino che si sta scaricando. Okay? Ah, vabbè. Allora io intanto ti ringrazio, Lorenzo, mi saluti tutti del gruppo. Io ringrazio tutti quanti voi, ti aspettiamo, è sempre bello stare insieme. E ti aspettiamo anche la prossima volta, va bene? No. Quando volete. Grazie. Allora, un abbraccio circolare a tutti. Ciao. Ok, bene, allora inseriamo Giorgio Musso di Calciomercato, dove appunto sono arrivate moltissime. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi. Allora, stavate continuando il discorso, prego Domenico, io nel frattempo sono preso con le cose. No, parlavo di Bernardeschi, io lo vedo come esterno sinistro, Simone stava dicendo anche lui qualcosa. Sì, guarda, in realtà come esterno sinistro a 5 devi coprire il terzino, devi spingere, devi andare a coprire sia il terzino che l'avversario, quindi secondo me un pochino lo strozzi anche se è il passo. Secondo me mezzala sinistra interna di un centrocampo a 3, lì è proprio il suo ruolo, perché non hai gol per giocare davanti secondo me, eh. Hai il passo e il guizzo per presentarsi sui 30 metri per regalare l'ultimo passaggio, e secondo me col fisico che ha può dare anche un minimo di sostanza al centrocampo. Ricordatevi il primo gol che fa Cristiano Ronaldo contro l'Atletico nella rimonta dello scorso anno nel 3-0. Berna fa un assist fantastico, riesce ad andare via col fisico di spalla e poi mette al centro un pallone con i giri giusti proprio dalla mattonella di sinistra, dall'angolo di sinistra. Esatto, perché esatto, protegge la palla in corsa, da sinistra protegge la palla in corsa, cosa che non può fare a destra. Io come esterno intendevo anche da 4, eh. Vabbè, su Bernardeschi io ho tutta una mia teoria che avevo anche su Quadrato, poi il tempo mi ha dato ragione. Su Bernardeschi io vi dirò, in allenamento ovviamente, perché sono cose che poi deve vedere un allenatore, io addirittura perciò l'ho paragonata a Zambrotta, l'avrei riciclato addirittura come alternativa ad Alessandro in caso anche di necessità come terzino, perché contro molte squadre piccole dove la Juve gioca praticamente l'80% della partita nella tre quarti avversaria può tranquillamente, perché ha la qualità fisica e tecnica per fare anche il terzino sinistro, poi andrebbe provato perché difensivamente non lo so, la difesa sappiamo bene che è un discorso di allenamento, lo stesso Cancelo gioca a terzino ma non è un vero terzino, non so Giorgio, ma che certo. Ne pensi? Vedo che... In quel ruolo Domenico l'ha fatto giocare Paolo Sosa ai tempi della Fiorentina, quando utilizzava la difesa a 3 e lui agiva da quarto di centrocampo sulla sinistra. Nella seconda parte di stagione Sosa lo fece giocare lì e Bernardeschi fece piuttosto bene, dunque potrebbe essere anche un altro ruolo per il futuro per l'ex Viola. Però tra gli allenatori che Bernardeschi ha avuto, da Sousa, Allegri, Sarri e Mancini in nazionale, c'è una discordanza di opinioni tattiche, diciamo, sul suo ruolo, perché Mancini in nazionale lo fa agire sempre da esterno nel tridente d'attacco, Allegri l'ha fatto giocare per tante volte in quel ruolo, Sarri adesso quest'anno l'ha messo dietro le punte, dunque secondo me il problema di Bernardeschi può essere questo, che magari essendo un giocatore duttile non riesce a trovare per il momento la sua collocazione tattica, e sono d'accordo con Simone che da mezzala sinistra, da interno sinistro potrebbe essere comunque il suo ruolo ideale per rendere al meglio. Però da questo punto di vista ha bisogno di giocare con continuità in quel ruolo, ma questa continuità Sarri e la Juve in questo momento non gliela possono dare. Poi ovviamente la Juve ha anche la concorrenza di Ramsey, anche la concorrenza di tanti altri giocatori, e senza quella continuità lì nel ruolo magari sicuramente avrà dei problemi ad inserirsi in quella casella tattica, però sicuramente quel ruolo per le caratteristiche che ha, sia fisiche sia tecniche che tattiche, perché un giocatore Bernardeschi molto tattico, quel ruolo può essere l'ideale per lui. Ricordo una partita con l'Inter, quella di quest'anno, dove non giocò Ramsey, giocò lui dietro le punte e lui fu messo uomo da Sarri su Brozovic, che è il fulcro del gioco di Conte, e dunque andava lì nella
diciamo, in una situazione di non possesso per bloccare appunto quelle che erano le geometrie di Brozovic. Dunque, secondo me è un peccato non vedere Bernardeschi ad alti livelli, però la Juve sta ragionando anche su questo, perché Bernardeschi non ha compiuto finora il salto di qualità e dunque può essere sacrificato sul mercato. Sì, ovviamente io perché faccio riferimento nella Juventus, perché se lo mettiamo nella Fiorentina può fare anche se non studio. Nella Juventus per essere un top, perché anche vedo Mauro Riverso, pare Bernardeschi falso 9, ma nell'Under 21 io ovviamente parlo del livello massimo della Juventus, quindi o ti ricicli in un ruolo dove davvero raggiungi il top, come si riciclò per esempio Zambrotto, oppure magari resti un buon giocatore, anche perché Bernardeschi ha perso un po' di agilità, se avete notato, è andato più forte fisicamente, ha perso un po' di È più agilità. esplosivo, È più esplosivo. e meno agile. Sono d'accordo con te nella questione nel giocare in una squadra come la Juventus rispetto a un'altra squadra come magari la Fiorentina o il Milan, perché il Milan lo ha cercato anche a gennaio per giocare titolare nella Juve, nell'undici della Juve devi fare la differenza in quel ruolo. Lui magari fa bene tanti ruoli, però nello specifico non fa benissimo in un solo ruolo. Giorgio, sono due domande per te su Milinkovic-Savic, se c'è un interessamento della Juventus e De Sciglio. Prima qualcuno ha parlato di uno scambio De Sciglio-Todibo con il Sì, Barcellona. Decio Todibo è uno dei tanti discorsi che stanno affrontando in questo momento Juve e Barcellona. E Barcellona Decio piace. Todibo piaceva alla Juve prima quando era in Francia, adesso un po' meno. È più il Barcellona che ha messo Todibo nei discorsi con la Juve. Todibo in questo momento comunque non è un giocatore che piace particolarmente a Paratici e a Nedved, che per Pjanic in questo momento sarebbero fermi ad Arthur. Pjanic ha dato il suo via libera anche alla Juve per il trasferimento alla corte di Setién, però la Juve per dare il via libera allo scambio vorrebbe assolutamente Arthur, e lì la trattativa non è facile perché c'è l'Inter, c'è il Paris Saint-Germain in un'eventuale trattativa con Neymar, e poi il giocatore vorrebbe restare a Barcellona. Per quanto riguarda invece per Milinkovic, da 2 o 3 anni che ormai è seguito da Paratici, però lì c'è l'ostacolo Lotito e sarà molto molto difficile strapparlo anche alla Lazio, che tratta il rinnovo del serbo, e Lotito dopo l'ultima grande stagione che sta facendo Milinkovic, dopo che l'anno scorso si era un po' fermato, diciamo, era tornato un po' sulla terra, quest'anno, come tutti abbiamo visto, è ritornato a fare la differenza, e non si scende sotto i 100 milioni di euro, malgrado il coronavirus e la crisi che investirà anche il calcio. Lotito assolutamente non si sposta da quella cifra. L'anno scorso il Manchester United offrì sugli 80 milioni per portarlo a Manchester al posto di Pogba, ma Lotito non assolutamente ne vuole 100 o magari qualcosina di più, e per meno non si ferma a trattare con nessuna squadra, in particolare con la Juve, che adesso è diventata una diretta concorrente per lo scudetto. Giorgio, ti chiedo uno scambio. Salutiamo Lorenzo De Girolamo e Ciao lo Lorenzo. ringraziamo. Ciao E Giorgio, Vittorio. ti chiedono scambio di Bala Neymar, è un fake news? Sì, Ok, è una abbiamo fake news risposto. che rilanciano in Spagna, tra corse cartellini o anche ingaggio. È un'operazione assolutamente da fantamercato. L'unica squadra che potrebbe riuscire a strappare Neymar al PSG è il Barcellona, ma anche il Barcellona non ha in questo momento la liquidità necessaria per arrivare a Neymar. Difatti fa fatica pure a chiudere l'operazione Lautaro Martinez con l'Inter, sta tentando comunque di inserire diverse contropartite per abbassare la clausola da 111 milioni dell'Inter per l'attaccante argentino. Dunque, se è difficile la pista Lautaro per il Barcellona, lo diventa per Neymar e soprattutto per la Juve, con Dybala che comunque è prossimo al rinnovo con i bianconeri. Alla fine dell'emergenza sanitaria si incontreranno comunque Paratici con gli agenti del giocatore per accelerare appunto sul rinnovo con Dybala, che dovrebbe rinnovare fino al 2024-25 il contratto che apre il momento in scadenza nel 2022.
Sì, ci chiedono il calciomercato quando si farà, come si suol dire, lo scopriremo solo vivendo. E io chiederei anche ad Alessandro Vaccanio cosa ne pensa di questa partenza che sembra davvero prossima di Pjanic e anche una sua opinione su Bernardeschi, visto che bene o male abbiamo detto tutti la nostra e Mai. poi chiederò anche qualcosa a Carlo Bianchi. Inizio con Bernardeschi. Tutti voi avete detto cose giuste e ognuno di voi lo vede in un ruolo diverso. Questo significa che se anche non eccelle in un ruolo, come prima alternativa per ogni ruolo, quando in forma, se gli si dà la giusta fiducia, secondo me è da tenere, perché sarebbe una riserva di lusso. È difficile trovare un giocatore così duttile. Mi viene in mente solo Florenzi della Roma, per esempio. Ora non più della Roma. Su Pjanic, sì, sinceramente questo Arthur non lo conosco bene, avrò visto un paio di, non l'ho mai notato, non l'ho mai, diciamo, verificato. Pjanic, secondo me, ha fatto bene, l'ultimo anno è un po' in ombra, forse non si trova benissimo con l'allenatore, con la giusta contropartita, con la giusta valutazione può anche partire sicuramente. Sì, Carlo, tu cosa Poi ne pensi? consideriamo che Ah, scusa. Bentancur, secondo me, ha margini di miglioramento e No, può tranquillamente fare un regista. ma io non vorrei darvi consigli, non vorrei dare consigli alla Juve, sul calciomercato, perché se io vi dico di prendere Cavani e di prendere Mertens, ci siete lì, insomma. Io sono questi due centravanti che a me piacciono un sacco, insomma. Mertens soprattutto, anche per un discorso di età. Cavani è una bravissima persona, è una persona a modo soprattutto, è un grande giocatore e potrebbe venire via dal Paris Saint-Germain perché scade il contratto. Per cui se proprio proprio dovete lasciare Higuain in terra River, io punterei su Mertens e su Cavani. Non so, per quanto riguarda la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, forse ancora Mertens andrebbe meglio che Cavani, però è un suggerimento che io non vorrei dare, però ve l'ho dato. Giorgio, ti fanno tante domande. Manchester City su Dybala, Kane o Werner alla Juve, anche se già avete risposto in altre puntate, diciamo così, e poi che percentuali dai di Tonale alla Juve? Vai. Allora, Tonali resta sempre in vantaggio la Juve, però è in rimonta l'Inter, lì dipenderà anche dagli incastri di mercato, perché la Juve punta su Arthur e poi punterebbe, cioè culla sempre il sogno Pogba dal Manchester United, e dunque se si dovesse concretizzare il sogno Pogba, un ipotetico ritorno di Pogba alla Juve, non ci sarebbe spazio per Tonali. L'Inter gli assicurerebbe un posto da titolare nell'undici di Conte, che è un aspetto da non sottovalutare, perché il prossimo anno sono state rinviate al prossimo anno comunque gli europei, e dunque Tonali cerca una maglia da titolare per giocare con continuità, per non perdere appunto il posto nella nazionale di Mancini. Alla Juve non gli verrebbe assicurata subito Abbiamo qualche problemino con il collegamento. Inter, anche se per il momento comunque Paratici rimane in vantaggio sull'Inter, e se non si dovesse concretizzare l'affare su Pogba, potrebbe accelerare per portarlo a Torino, perché comunque Tonali in questo momento, insieme a Chiesa e insieme anche a Zaniolo, è il talento più fulgido del calcio italiano. Paratici lo tiene d'occhio da tanto tempo, fin dai tempi della Serie B con il Brescia. È dunque un obiettivo caldissimo per la Juve, però se la Juve riuscisse a concretizzare il sogno Pogba e con lo scambio Arthur e Pjanic, la Juve sarebbe a posto così a centrocampo con Bedancur, che giocherebbe davanti alla difesa, e dunque anche per una questione di bilancio dovrebbe, tra virgolette, lasciare Tonali all'Inter. Dunque è una questione di incastri, di incastri con Pogba, con Arthur. Vedremo, ci saranno sicuramente degli sviluppi nelle prossime settimane su Tonali, su Pogba e su Arthur. Marco, devi attivare il microfono. Ti sentiamo. Marco, non ti sentiamo. Marco, non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Ecco, forse Ti sentiamo. Marco, non mi ci sento. sento, forse
Deve attivare il microfono, Marco, che Marco ha il microfono disattivato. Scusate, scusate. Ma ecco, ecco. Un po' fuori di testa, per 8500 cose. Intanto mi scuso ancora, c'è stato un problema tecnico con il direttore Moggi, vedremo in futuro di fare. Comunque nel corso della settimana avremo moltissimi ospiti importanti che se ci seguiranno entreranno ospite da noi e poi ovviamente entreranno, come dico sempre io, nei nostri salotti. No, volevo dire, Giorgio, dovresti dire agli amici, perché siamo in chiusura di trasmissione, purtroppo per me stasera devo ringraziare molto il conduttore Domenico Quarracino che oltre che bravo mi ha salvato veramente, perché sennò io qui ogni tanto mandavo dalla regia che ho qui, mandavo i vari messaggi, più di quello non potevo fare, una mano sul telefono, l'altro i messaggi, quello e quell'altro, insomma, chiedo scusa a tutti quanti. Sono inconvenienti del mestiere. Detto questo, volevo chiedere a Giorgio, più che altro a favore dei nostri amici, quando sarai ancora con noi per calciomercato, la stessa cosa poi chiederò anche a Simone per il calcio estero. Simone, mi devi parlare del calcio estero tu, non far finta di niente. Vedi, Simone è come Vaccanio, certe volte si bloccano e non si sa se si blocca dalla linea. Simone e Vaccanio si rassomigliano in questo senso, perché rimangono immobili, così beati loro che non ci piacciono mai. Sono sempre in movimento. Allora, Giorgio, quando? Marco, io per domani ci sono, Marco. Sono disponibile anche per domani. Va benissimo, questa è una buona notizia. Rispondo in breve alla domanda di Domenico, dei nostri utenti su Dybala. Su Dybala abbiamo parlato prima. È in trattativa per il rinnovo fino al 2024-2025, però ovviamente piace al City, piace anche all'Atletico Madrid con Simeone, che lo segue da tanto tempo, però difficilmente si muoverà dalla Juve, perché rispetto alla scorsa estate, bene, diciamo che appartiene alla categoria degli incedibili. Se la scorsa estate era un passo dal Manchester United nello scambio con Lukaku, dopo le prestazioni di questa stagione, un incedibile. Kane lo cataloghiamo come Neymar tra, diciamo, i sogni del fantamercato. E Werner, come ha detto Simone nelle scorse puntate, c'è il Liverpool di Klopp pronto a chiudere, e con il Liverpool stesso che potrebbe sacrificare anche Salah per dare spazio a Werner, che è seguito anche dall'Inter per il post Lautaro Martinez. Allora, un attimo solo, perché sto ricevendo una chiamata in questo momento. Allora, prendi tu un attimo il microfono. Sì, sì, sì. Ah, ecco, ci chiedono quale sarà, secondo voi, il primo colpo di quest'estate della Juventus. Giorgio, vai. Domenico, se si concretizza l'addio di Pjanic con Arthur, può essere effettivamente Arthur, perché alla fine l'accordo con il Barcellona c'è, lo stesso Pjanic ha un accordo, comunque un'intesa di massima con il club campione di Spagna. Il nodo rimane Arthur, perché Arthur per il momento vorrebbe restare, non vorrebbe cambiare aria, e poi su Arthur Giorgio, scusa un attimo, qualcuno mi dovrebbe dare il cambio, perché abbiamo il direttore Luciano Moggi in diretta, e quindi allora Simone, grazie. Va benissimo, okay, allora facciamo in questo modo, un attimo solo perché non riesco. Ok, è uscito fuori. Allora abbiamo il direttore Luciano Moggi, che in zona Cesarini, è il caso di dire, ci ha raggiunto questa sera. Ciao Luciano, buonasera, grazie per essere qui. Anzi, ciao direttore. Buonasera. Salve direttore. Ciao Luciano. Buonasera a tutti, raccontatemi qualcosa. Voi però raccontatemi. Ma sai, qui da raccontare c'è ben poco, Luciano, già abbiamo fatto una diretta. Io, Marco, a te non ti sento, te lo dico subito. Tu ti ricordi però che nella vita servono gli occhi di tigre per andare avanti. Allora, Luciano, ecco, a proposito, il sigaro io qui non lo posso fumare, però poi me lo... perché dovete sapere che il vizio del sigaro... me l'attacca. Non sento, ma voi mi sentite? Sì. Io Marco non lo sento, no. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Siccome è inutile che parli, Marco, non ti sento. Fate una domanda al direttore. A noi si sente, direttore. Sì, allora, direttore, a noi si sente. Allora, presentate come fosse un modo. Vai, Domenico. Allora, io do subito la parola innanzitutto ad Alessandro Vaccaneo, fa lui gli onori di casa innanzitutto. No, grazie, bene. Volevo sapere dal direttore cosa pensa dell'esternazione di Chiellini. Che dici? Luciano? Sentito la domanda, direttore?
No. Falla tu. Allora, adesso provo a ricollegarmi, dai. Ok, no, ok. Esce dentro, prova a ricollegarsi. Forse lo so. Il tipo stranamente lui sentiva solo me. No, te lo dico io, sentiva pure me, ma lui come non voleva. Ecco qui il direttore. Direttore, vai. Vediamo. Direttore, vediamo un po' se c'è. Lui dice che a me non mi sente solo Quarracino, ma tu sei benedetto questa sera, non lo so. Non lo so, adesso eccolo qui. Ci sente, direttore? Direttore? Ci sente? Direttore, ci sente? Io a qualcuno sento, adesso ho sentito, però... Ok, Marco, prova a parlare tu. No, per esempio, dite a Vaccanio di stare un po' più alto perché il nome ricopre la faccia. Bravo, vedi che mi sento. Vai Alessandro, la domanda, vai. No, non fate parlare Marco perché non lo sento, parlate okay. Uno di voi, dai. Ma i tuoi giocatori, come avresti risolto il caso di Chiellini? Ad esempio, quando c'eri tu qualcuno voleva scrivere libri... Ti chiedeva il permesso, ti chiedeva, non so, delle informazioni, che dici? Beh, io ho letto chi prenderei per rafforzare questa squadra, un centrocampista. Sì. Però così si fa male, perché no, non è un collegamento buono, sennò non sento l'interlocutore. Direttore, a me, non posso... quando parlo io mi sente, direttore? Ci sono forse problemi di linea, ci sono. Parlo subito. Allora faccio io da tramite, diciamo così. C'erano delle interazioni di Chiellini nel libro. Mi sentite? Sì, Marco, ti sentiamo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, però sei fermo. Eccoci qui, proviamo adesso. Ci senti? Sente? No, non c'è niente da fare. Vediamo se riusciamo a recuperare. Allora, niente. Allora, vediamo. Direttore, quando parlo io mi sente? Vediamo una alla volta se riusciamo a ripristinare il collegamento. Riesce a sentirmi, direttore? Adesso sento. Ok, allora chiedeva, no? Alessandro Vaccanio le chiedeva, lei come avrebbe gestito il caso, tra virgolette, insomma, Chiellini, in merito alle esternazioni che ha fatto sul suo libro L'odio sportivo dell'Inter, ammesso che sia una frase fuori luogo. Per me non lo è, però lei cosa ne pensa? Ma io, quello che fa Giorgio è fatto sempre bene, perché è il dettato di una persona che sa quello che vuole e sa dire quello che pensa, senza offendere nessuno, perché lui non ha detto dell'Inter praticamente... come squadra ha parlato di un Inter che incontra sul campo, e quando incontra sul campo per lui è l'avversario da abbattere. Mi sembra che non ci sia niente di scorretto nei confronti di una società, di una squadra, se in campo praticamente lui dà il 100% per batterla. Quindi criticare Chiellini per questo mi sembra cosa fuori posto. Io sono d'accordo con lei. Giorgio, vuoi fare una domanda anche tu? Vediamo se... Sì, io volevo chiedere... Un attimo, Giorgio, un secondo solo. Volevo fare una domanda da Madrid, da Carlo Bianchi. E questo va, Marco parla, ma è come se non parlasse. Ora le facciamo una domanda da Carlo Bianchi da Madrid. Vediamo se riesce a sentirlo. Vai, Carlo. Mi sente? Buonasera, direttore. Lei mi sente? Molto bene. Ah, vedi, da Madrid, perfetto. Senta, io volevo avere la sua opinione. Madrid c'è il virus, attenzione. Siamo ancora in fase zero, quindi prima di arrivare all'1, alla 2, alla 3 ce ne vuole qui ancora. Senta, volevo sapere cosa ne pensa di questo affanno, di quest'ansia che ha preso la Liga Spagnola per voler cominciare questo benedetto campionato, indipendentemente dalle PCR, dai tamponi, da tutto quanto possa venire fuori a livello sanitario. Io lo vedo un attimino ancora un po' atrevido, come qui diciamo, un po' pericoloso, però vorrei sapere il suo parere. Ma cominciamo col dire che è pericoloso dappertutto, su questo non c'è dubbio, perché praticamente è il virus che detta la legge e non certamente gli uomini. Se le condizioni sono come in Italia,
praticamente si può anche tentare, ma si rischia di cominciare e non finire. Su questo penso che non ci siano dubbi. Se si pensa che un contagiato, anche un solo contagiato, possa far mettere in quarantena tutta la squadra, quindi è un'incertezza. Però ci sono dei momenti in cui certe volte anche l'incertezza va combattuta, anche perché tentare non nuoce, come si dice. E tenere presente che, faccio un esempio tipico, quello italiano: se il campionato non riprende, ci sono come minimo 6-7 squadre che debbono portare libri in tribunale, probabilmente, perché hanno già riscosso tutti i proventi dei diritti TV, che sostanzialmente vanno fino al 2021. Se Sky, DAZN e AMG non pagano praticamente più, tenete presente che la proposta di Sky e delle tre, insomma, da Sky, DAZN e AMG, è stata quella che anche con la ripresa del campionato si pagano meno 120 milioni. Con lo stop del campionato il doppio, quindi pensate un po' in che situazione verrebbe a trovarsi una squadra, e tenere presente che per ogni squadra i diritti televisivi pesano per il 40% sugli emolumenti e sui bilanci, per cui pensate un po' come si troverebbero quelle squadre che praticamente non avrebbero più a riscuotere i diritti televisivi già riscossi in passato, e quindi da qui la possibilità e la voglia di partecipare, di riprendere il campionato, che sostanzialmente è un qualcosa che li porterebbe poi a dei bilanci neppure eccezionali, perché molti chiudono in rosso anche con i diritti televisivi, però aggiusterebbero certamente in una certa maniera i bilanci. Se non dovesse riprendersi, il problema diventerebbe, e questo credo che succeda in Italia come in Spagna, attenzione, come da tutte le parti. Io credo che la ripresa del campionato praticamente sia una cosa abbastanza difficoltosa. Noi per esempio abbiamo un ministro, Spadafora, che conosce poco del calcio, e quindi non si sa, quando lui dice sempre se, mai, forse, non dice mai qualcosa di positivo. La palla la rimbalza da un ministro a un altro. Adesso per esempio domani farà una conferenza stampa e dirà probabilmente che la cosa la porta al ministro della sanità. Io credo che se non ci mette le mani il presidente del consiglio e avvoca a sé la parte del ministro, la parte che è devoluta a Spadafora, non si esce mai da questo ingorgo. Ci vuole una decisione che praticamente possa essere negativa o positiva, ma debba essere, perché non è giusto che siamo quasi al 18 quando dovrebbero essere ripresi gli allenamenti da squadra e non si sa la data, una ipotetica data di come riniziare il campionato, quando l'unica data possibile è già determinata, è quella dell'UEFA, che dice entro il 2 di agosto deve essere completato tutto. Quindi siamo nella più completa incertezza, e le società di calcio praticamente hanno tutte un qualcosa, un'opportunità da difendere, perché ci sono quelli che la fanno retrocedere, che vorrebbero praticamente annullare il campionato. Quelli che possono anche vincere il campionato come la Lazio, praticamente di portare avanti il campionato. Per cui è un qualcosa di confuso, che sostanzialmente è difficile da dipanare anche per gli stessi politici. Però, considerando i diritti televisivi, le squadre di calcio hanno detto ripartiamo, perché così mettono in condizioni il governo di dire la sua, che il governo non vuol dire, e poi eventualmente mettere a riparo le società dalle richieste esercitorie delle televisioni, nel caso in cui il campionato non dovesse ripartire, perché il governo dice no, questo è il momento importante che praticamente è del calcio italiano, che nel caso di non ripartenza potrebbe avere dei seri rischi di fallimento di tante squadre. Allora, la domanda, diamo un attimo di spazio ai nostri amici da casa. Ci fa Chris Loverde, ci chiede se è stato lei, anzi no, Francesco Andorra. Non lo fate parlare, Marco, che tanto non lo sento. Non ti senti. Faccio la domanda, Marco, la domanda sul Borussia. No, dice il direttore, è vero. Però fate presto, perché io adesso ho già parlato anche troppo, ditemi su.
Vabbè, ok, no, volevo dire, vabbè, allora leggete la domanda. Direttore, le chiedono quella finale con il Borussia Dortmund. Qualcuno chiede cosa è successo, perché Del Piero era in panchina anche se veniva da un infortunio, quindi ci chiedono questo. Del Piero era infortunato. La partita che abbiamo perso a Monaco di Baviera col Borussia Dortmund Sì. è stata una partita un po' particolare, che praticamente veniva dopo la vittoria della settimana che praticamente avevamo vinto il campionato pareggiando a Bergamo, se non vado errato, 1-1 con un gol di Juliano, se non vado errato. E quando si vince il campionato nella stessa settimana cala l'adrenalina, non c'è stress e nonostante tutto si va al campo per vincere, ma la testa non è giusta perché praticamente si viene da un successo nell'immediato troppo breve. Per cui noi siamo andati là certi di vincere, invece abbiamo perso una partita contro una squadra che annoverava sei riserve della Juventus, se non vado errato, tra cui Paolo Sosa, che praticamente ci hanno costretto alla resa, anche in considerazione di un fatto importante, che praticamente era, direi, un qualcosa che coinvolgeva tutti, anche i dirigenti. Non si deve mai avere la certezza di vincere una partita considerando gli avversari più deboli, perché il campo può dare poi delle cose diverse tenendo conto degli episodi che possono completare una partita. Vi dico, per esempio, che all'inizio non c'è stato dato un rigore su Vieri, e praticamente Peruzzi ha preso un gol da centrocampo. Sono tutte cose queste qui che condizionano il risultato e purtroppo sono state tutte negative in quella partita. Abbiamo perso praticamente una Coppa dei Campioni che potevamo ancora vincere sul 2-1 perché avevamo ripreso la partita in mano e dominavamo, se Peruzzi non si fosse fatto fare quel gol da metà campo sul 3, che poi praticamente portava gli avversari su 3-1, dopodiché praticamente la partita è finita. Sono cose che capitano e fanno parte praticamente di quel qualcosa che significa capire le partite prima che succedano cose diverse, ancora prima praticamente che l'avversario si accorga di un qualcosa che noi pensavamo fosse debolezza, invece praticamente era la forza di alcuni che praticamente erano più deboli tecnicamente, che volevano vincere la partita e hanno messo tutto per vincere, mentre noi praticamente pensavamo di vincere solo perché eravamo più forti. Certe volte essere più forti non significa vincere, quella è la dimostrazione. Una domanda per il direttore da Francesco Angotti della Spagna. Direttore, è vero che Betancourt è stato un suo consiglio fatto a Paratici? Direttore, ci chiedono se Bentancur l'ha consigliato lei a Paratici, se è vera questo aneddoto. No, Betancourt non ha bisogno, cioè Paratici non ha bisogno dei miei consigli, è talmente bravo che riesce da solo a fare le cose bene e lo ha dimostrato. Quindi io sono vicino a Juventus in un'altra maniera, però certamente non do pareri sui giocatori, anche perché per dare un parere sul giocatore bisogna avere lo spogliatoio in mano e sapere le caratteristiche di quelli che stanno nello spogliatoio, se praticamente sono conseguenti a quello che si mette in loro. E credo che Paratici abbia dato la dimostrazione di valutare queste cose e saper mettere in campo giocatori che si compensano tatticamente e come caratteristica. Bene, altre domande da studio per il direttore? Posso fare una domanda, Marco? Prego, vai, vai. Un saluto al direttore, non so se mi sente. No, io sento, Perfetto. chi è che parla? Salve, direttore, Giorgio Musso di calciomercato.it. Posso le faccio una domanda sul centrocampista. Lei ha parlato di un centrocampista che servirebbe alla Juve. Qual è il centrocampista che servirebbe per questa squadra? E se lei si priverebbe di Pjanic, viste le trattative in atto in questo momento con il Barcellona? E un'ultima domanda: tra Icardi e Milik, qual è l'attaccante giusto per il sistema tattico di Sarri?
Ma io su questo argomento qui di Milik sono un po' scettico, anche perché credo che la Juventus sia prigioniera di Higuain, in quanto che prima di tutto Higuain è un giocatore rapido, è un giocatore che praticamente sa prendere la palla dal centrocampo, portare in area di rigore, fare gol e servire anche Ronaldo Dybala. Se però noi si considera che Higuain può andare spesso, è andato spesso in panchina, dobbiamo considerare che venga un giocatore alla Juventus in quel ruolo, sempre persistendo Dybala e Ronaldo, che abbia anche la forza fisica di andare, cioè la forza mentale più che fisica, di poter andare in panchina quando occorre. Quindi prendere un giocatore importantissimo è difficile. Io credo che la Juventus potrebbe fare praticamente un discorso un po' diverso, cioè prendere un giocatore a parametro zero e prendere un altro a parametro zero. Il parametro zero che potrebbe prendere è Milik, il giocatore che potrebbe prendere a parametro zero è Higuain, anche perché Higuain ha avuto da Francesco il DS del River Plate una richiesta abbastanza importante, però il River Plate non può pagare né lo stipendio che prende il giocatore né quello che potrebbe chiedere la Juventus. Allora, siccome certe volte si fa di necessità virtù, potrebbe la Juventus andare avanti con Higuain al centro dell'attacco, aspettare l'anno prossimo e perdere Higuain a parametro zero e prendere Milik a parametro zero. Credo che sarebbe praticamente una cosa fatta bene, anche perché il giocatore è polacco, è sicuramente più giovane di Higuain e può anche portare avanti un ciclo, ed è quello che si adatta di più a un'eventuale panchina. Domenico, su Pjanic Adesso invece, proprio, e su centrocampista? proprio ho detto tante cose. Centrocampista per me praticamente intanto è stato preso Kulusevski, che credo sia un buon giocatore, un buon centrocampista. Il problema del centrocampo praticamente deve essere fatto da gente che sa togliere il pallone all'avversario e gente che sa dettare i tempi alla squadra. Io credo che ci voglia un centrocampista un po' particolare, ma vi do anche un nome che quasi sicuramente è un nome azzeccato, quello di Jorginho, che è il giocatore proprio adatto per il ruolo di Sarri, che Sarri ha avuto al Napoli e al Chelsea, che probabilmente cercherà di portare a tutti i costi in Italia a ricoprire quel Vorrei fare una domanda al ruolo. direttore. Adesso vi saluto, ragazzi, No, una domanda prima di perché partire. ho detto così tante cose che la metà basterebbero, no? Va bene, una domanda solo prima di Quindi voi adesso discutete tra voi di questo. Alessandro, tu cerca di portare a discussione su queste cose. Ti saluto con affetto e ci vedremo presto. Ciao Marco. Ciao, direttore, grazie. Grazie, Buonasera. direttore. Grazie, E buona serata. poi la prossima volta, dite a Marco che quando parlo io deve rispondere. Non Posso così falso venuto, a me non piace. fare una domanda prima di Saluti. partire? Una domanda. Posso? Una domanda? Questa sera mi ha castigato. Vabbè, insomma, c'erano stati dei problemi tecnici, avete visto che insomma ogni tanto andava e tornava, però, ecco qui, forse facendo, no, niente, come l'ho detto, che okay, è andato via. Vabbè, allora, è stato l'importante, come si dice, tardi, ma è arrivato. Abbiamo risolto i problemi tecnici e questa è la cosa più importante. Ci fa piacere aver avuto il direttore qui con noi. Allora, se c'è qualche cosa, qualche considerazione finale che vogliamo fare tutti noi, perché credo proprio in zona Cesarini abbiamo avuto la fortuna di avere il direttore, possiamo concludere il nostro collegamento e dare appuntamento ovviamente domani sera alle 20:30 come sempre. E, Domenico, cominciamo da te, allora il resoconto finale, insomma quello che tu vuoi, come faccio sempre Sì, io davvero mi limito a salutare te, a tutti gli amici presenti, a ringraziare coloro che ci hanno insomma seguito e anche se per poco comunque abbiamo avuto il piacere di avere Luciano Moggi, quindi penso che anche gli amici da casa siano rimasti contenti e soddisfatti di aver potuto fare anche delle domande al direttore. Quindi vi abbraccio tutti e vi auguro una buona serata. E purtroppo non possiamo vedere, avete notato, non possiamo mandare tutti
anche perché il direttore non c'è più, tutte le domande che voi ci avete sottoposto, però purtroppo il direttore così ci ha concesso poco tempo per rimanere, mi dispiace, comunque poi gliele giro io eventualmente e poi vi posso dare una risposta. Carlo Bianchi da Madrid, prego Carlo. Io, a parte del discorso del calciomercato che ha preso la gran parte della trasmissione, vorrei ricordare un grande giocatore che forse voi poco conoscevate, il Trince Karlovic, che è morto due giorni fa. Sì. In Sud America era considerato molto, ma molto di più che Maradona. Probabilmente qui in Italia non se n'è parlato adesso, ma non era molto conosciuto. Era un tipo molto particolare, una persona che ormai stava vivendo di sussistenza, è morto a 74 anni per due ragazzi che gli volevano rubare la bicicletta. E era un po' un misto fra Vendrame, Meroni, Solier, un po' quel tipo di giocatori, però con una classe immensa. Un rip a lui, al Trince Karlovic, che noi dalla Spagna e dal Sud America soprattutto avevamo apprezzato, e lo stesso Maradona, che l'aveva visto 3 mesi fa, gli aveva regalato una maglietta dicendo che lui era stato molto, molto più forte del Pibe. Molto più forte del Pibe. Giorgio, prego. Ecco, io mi riallaccio al discorso del direttore sulla nefasta finale col Borussia Dortmund a Monaco per sottolineare che alla fine per vincere la Champions ti deve girare tutto bene. Cioè, quella Juve era 5 volte più forte di quel Borussia, però tra infortuni, tra cui quello di Del Piero, come ci ha raccontato il direttore, la festa scudetto in precedenza, Peruzzi che un giorno o 2 giorni prima aveva avuto la nascita del figlio, dunque era un po' distratto anche, dunque cioè, si devono allineare tutti i pianeti, per così dire, per vincere la Champions, se non basta essere tanto, ma tanto più forte dell'avversario. Alessandro, a te la conclusione di questa serata. Vi dirò di più, è stato il direttore a mandare Peruzzi a Torino in occasione della nascita del figlio, si è fatto 2 viaggi, non ha dormito niente, ha preso quei 2 gol... Ma doveva andare così, quindi io ringrazio tutti e spero di vedervi presto, vi sento in buona salute, sono contento. Alla prossima. Certo, questa qui è la cosa principale. Poi quindi... Marco, vorrei fare i complimenti anche a Domenico per la conduzione che non ha fatto rimpiangere la tua assenza. Mi dispiace dirlo Marco, ma non ti ha fatto rimpiangere, stasera non ti ha fatto rimpiangere. Devo dire che è stato molto molto bravo. Allora, detto questo, io manderei la sigla, ragazzi, vi do un abbraccio a tutti voi e niente, abbiamo avuto Luciano Moggi, abbiamo avuto problemi tecnici, però l'importante è che anche sul finale è stato qui entrato nel nostro salotto. Niente, io saluto tutti quanti, vi do appuntamento con i miei occhi di tigre a domani sera alle 20:30. Saluto Domenico Guaracino, Carlo Bianchi, Giorgio Musso, l'avvocato Alessandro Vaccano e poi anche Simone Dell'Uomo che è intervenuto pure prima e poi ovviamente al direttore Luciano Moggi. Ragazzi, un abbraccione forte. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Buona serata. Hello Bianconeri, this is Matthijs. I'm really happy to be here. Ciao ragazzi, un abbraccio forte a tutti.